vediamo alla prossima diretta, ragazzi. Ciao, ciao. Ciao ragazzi. Ok, così. Allora. You know why? Yeah. We have to finish something. Oh, I see. And so we have to go. Right. Yeah, right. We have to go di qui. Beh, praticamente li abbiamo fatti aspettare, sono incazzati, non è vero, sono gentilissimi, e semplicemente che appunto per fare la vostra diretta che avete visto sul mio canale, se non l'avete vista andatevela a vedere, abbiamo dovuto far aspettare tutti i pullman, quindi tutta la cena è ritardata per colpa nostra, colpa di italiani. Corsa! Aspettiamo, queste sigarette di me. Sempre lì, l'ultimo! Tutta colpa di Peter! Che cazzo! I'm sorry, we waiting Peter! Yeah. Abbiamo alla fine fermato tre pullman di linea e adesso stiamo andando al ristorante con appunto tre pullman di linea pieni. Sì, volevo dire a Paolo, Paolo, puoi comprare le scarpe qui sotto l'albergo? Ma perché hai visto che ci sono le scarpe? Sì, della Lotto, 28 euro. Hai, Hai. Guarda che bella luce che c'è, ragazzi, qui ci vuole, che figata. E questo è il posticino in cui ci hanno ficcato per la cena, direi che è uno dei localacci più trash che ci siano a Taipei. Guarda che roba, proprio sotto a forma di, e dobbiamo già andare perché già ci siamo fatti riprendere l'altra volta. Andiamo senza rompere le balle e vediamo com'è questo posto da dentro. Dai. Tanta, tanta roba. To the V floor. Between. V floor. Ancora e basta. Allora. Everyone smile to the camera. Yeah! Guarda lì. Ah, yeah. Oh. Ok. Deep signature. Wow, wow. E questa è la stanza. Ecco, abbiamo anche il nostro tavolo. Hi. Hello. Qui durante la cena, ragazzi, abbiamo credo raggiunto uno dei picchi massimi di trivialità e divertimento, in quanto hanno presentato tutte le squadre una ad una e questo ha incominciato a galvanizzare tutti i partecipanti, e poi i fiumi di vino, birra, sakè e quant'altro hanno fatto il resto. Brindisi in quantità e poi è arrivato anche il karaoke. O meglio, un cantante, credo famoso a Taiwan, che si è messo a cantare una canzone per ogni nazione. Allora, che vi devo dire? La situazione sta degenerando piano piano. Adesso il Giappone, perché fa una canzone per ogni stato. Ha fatto la Svezia con gli ABBA. Prima ha cantato una canzone di Despacito in spagnolo, adesso sta cantando una canzone in giapponese. Andiamo a vedere come va a finire. Potete sentire però la situazione, insomma, va bene, molto trash.
ma non è finita qua. È andata ancora peggio. Ok, sono le 9:30, noi ancora un po' sani, torniamo dopo... Madonna, guarda, questi sono fiori verdi, non sono mica fiori. E già riuscire a farne crescere uno di questi... Vabbè, non so se ne hai mai provato a far crescere uno, è una roba impossibile. E qua c'è una pianista molto bravissima. So che molto bravissima non si dice, non scrivetemelo nei commenti, l'ho detto apposta. E quindi, così, qua a Taiwan, questo è il taiwanismo. Adesso andiamo nel nostro albergo e domani un'altra giornatina, proprio ina. Non era il mio. Hai sbagliato di nuovo, non era il mio. Vai, messier. Goodbye. Goodbye, my friend. Grazie. È gentile, mi riporta. Sì, ci sta bene. Ci siamo? Ci siamo. Il Takeshi Castle. Pronti? Non dritto, mortazza. Ah, mortazza, non ti puoi... Devi chiudere gli occhi? No, dai, togli le mani. No, no. Dai, faccio della palombella. Dai. Stai serio. Devi stare cose serie da giocare. Ah, sì. Uno. Apri bene. Non ti preoccupare che ne abbiamo 300, non stare a ricoprirli. Quindi è aperta. Quasi. Tanto domani lavano gli schiavi. Cazzo, va. Quasi. Dai. Uno deve entrare. Uno entra. apri che secondo me la palla prima il campione. No, no, no. Che tristezza. Erano per terra, noi quelli per terra. Questo è buono. Hai ragione. Questo è un attimo. Mi chiede anche i Motley Crue, po***a. Basta che non... Allora ragazzi, va tutto bene, basta che non li pestiamo. Perché entrano dentro. No, ma sono morbidosi! Sì, sono delle robe terribili! Sono fichissimi! Minchia, no, sono delle robe terribili! Ma io ho comprato questi? Sì. Aspetta che li raccolgo. Fa sentire il suono che fa. Oh no, è veramente drammatica sta cosa. Porca. Wow! E laggiù. Madre santa. Io sto veramente sbiellando. In questo momento, nonostante ami il caldo. Io credo di dover svenire. Cioè, è veramente svenevole sta cosa. È allucinante. Sto bisticciando col mio fisico in questo momento. Sì, tutti e due. Non abbiamo dormito, vorrei solo dire questo. Per darvi la diretta anche questo. Ma fa un caldo che appena entri in ombra sopravvivi, ma appena sei al sole è una roba. È come essere a Sharm el Sheikh, ma su un vulcano, praticamente. E quest'oggi, tra l'altro, è una giornata abbastanza secca, quindi non c'è l'umidità. Ma quando c'è il sole. Anche lui sta sfruttando l'ombra. Ma saranno almeno 35 gradi. Non lo so, forse anche di più. Dai, andiamo che abbiamo ancora qua. 5 secondi, 4, 3, 2. Ed effettivamente appena c'è un po' di aria condizionata sembra di rinascere. Wow, siamo di nuovo qua. Presidente,
Avete visto che bella esperienza hanno vissuto Simone e Franco, i due ragazzi che hanno vinto le selezioni nazionali del 2018? Anche voi potreste diventare i protagonisti dei prossimi mondiali a Taiwan nel 2021. Le selezioni 2020 cominceranno a breve. Tenete d'occhio il sito www.lashshotproduction.it. Finito il countdown, inizieranno le iscrizioni online per poter partecipare e qualificarsi. Potrete vincere un viaggio tutto spesato a Taiwan nel 2021 per i mondiali di tiro dinamico sportivo a Airsoft. Nelle descrizioni di questo video trovate il link, non vi preoccupate, non perdete l'occasione e io vi aspetto alle selezioni, mi raccomando. Ci vediamo, ciao là, impallinati!